che cosa all'interno della proposta culturale che il mio assessorato sta sostenendo all'interno di questo Palazzo Reale va contro questi principi? È un problema complessivo. Allora, il problema il problema ad esempio è che le civiche, io l'ho appena detto, perché se vogliamo stare sulla propaganda, la campagna elettorale diceva di aprire tutte le civiche e poi infatti non è stato così, quindi se dobbiamo stare a propaganda va bene, però allora invece sul piano della realtà tutte le civiche non le hanno riaperte. In più, ad esempio, un gesto concreto, bene, noi abbiamo fatto un gesto concreto, un gesto concreto garantiamo però agli studenti un giorno di accesso gratis a tutte le mostre, bellissimo, noi saremo felicissimi. Fateci delle autoriduzioni per studenti, fate delle tessere con cui possiamo entrare a 3 euro in tutte le mostre di Milano. Allora, non sarebbe, non sarebbe economicamente sostenibile, io però vi posso dire che noi abbiamo fatto sul piano perché dell'offerta. Perché cosa vi è costata la nostra passeggiata qua dentro in termini economici? Beh, guardi, non stia su questo punto perché è molto pericoloso. Nel senso che voi avete arrecato un disagio e un danno di cui potreste rispondere. Abbiamo di cui potreste rispondere. Un sacco di gente ci ha